Puntata speciale di Turnover, speciale playoff nazionale, il Cervinara di mister Pasquale Ferraro sbanca il campo di Agnone contro il Vasto Gilardi. Per parlare di questa gara e del ritorno della settimana prossima, con noi proprio mister Pasquale Ferraro, il capitano del Cervinara Felice Pepe. Con loro parleremo di questa gara e andremo anche un pochino oltre. Prima domanda d'obbligo per mister Ferraro: un clima ideale, un pubblico eccezionale, una terra che vi ha ospitati nella massima cordialità, ingredienti che hanno fatto sì che il Cervinara sbancasse anche ad Agnone? Ma guarda, sì, hai riassunto poco tu tutto quello che sta succedendo. Si stanno unendo tutte le componenti ideali per far sì che questa squadra renda al massimo. Convinzione dei propri mezzi, entusiasmo, insomma, sta andando tutto per il verso giusto. Noi dobbiamo restare comunque con i piedi per terra e pensare che non ancora abbiamo superato il turno, però dobbiamo prendere atto anche che comunque sia questa squadra e questa società stanno facendo cose straordinarie, credo impensabili fino a qualche mese fa, quindi siamo consapevoli di questo, ma sappiamo anche che dobbiamo ancora raggiungere l'obiettivo. Felice, una squadra, quella del Vasto Gilardi, che mister Grossi ha messo in campo in maniera a dir poco esemplare, un rombo di centrocampo che ha dato qualche galatta capo, anche senza arrivare tuttavia quasi mai al tiro, però una squadra che corre molto, correva molto, e l'entrata anche di Masciantonio ha dato un là addirittura in più alla squadra. Però il Cervinara duttile, versatile, soprattutto quando c'è da giocare per un obiettivo ben preciso, difficilmente si riesce a superare. Con la giusta scelta tattica di mister Ferraro, vuol dire di mettere Clemente Mariano di gran lunga insieme a Calabrese, a mio parere i migliori in campo, dopo subito a seguire ci sei dei nelle pagelle nostre. Sicuramente è una gara importante, e la racchiudi in questo modo, o hai visto qualcosa di diverso della gara? No, assolutamente, concordo appieno con te. Il Vasto Gilardi è stata una squadra più che organizzata, che ci ha anche messo in difficoltà. Noi siamo stati bravi a rispondere colpo su colpo e siamo stati bravi a sfruttare tutte le occasioni che abbiamo avuto. Forse potevamo chiuderla meglio nel primo tempo, poi abbiamo subito il gol, ma abbiamo reagito bene, ed è questa la giusta mentalità, la giusta cattiveria, la giusta mentalità per poter centrare l'obiettivo finale. Felice, 58 gol del Vasto Gilardi, due cannonieri con De Stabile e Calcagno, che erano stati presentati come dei grandi cecchini sotto porta. Alla fine la Muserola l'avete messa per bene, tu e Calabrese, a tutte e due. Sì, assolutamente, quando ci sono di fronte a questi numeri è difficile negare, appunto. Loro hanno fatto 53 gol in due, se non erro, e infatti anche ieri hanno dimostrato di essere degli attaccanti importanti, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico. Noi abbiamo fatto la nostra partita con l'aiuto di tutta la squadra, siamo stati bravi a tenerli a bada e speriamo che ci riusciremo anche al ritorno. Mister Ferraro, spesso, o anzi quasi sempre, l'uomo, è vero che c'è una batteria d'attacco del Cervinara e fa paura, però tutti quanti, quando andiamo a fare il prepartita, ci parlano Russolillo, Russolillo, Russolillo. Però mi sembra che il fatto di indicare Russolillo come l'uomo più pericoloso dell'attacco cervinarese sta liberando molto sotto porta sia Zerillo che Befi, anche perché su di Befi si diceva l'infortunio, una condizione fisica precaria, però alla fine tutte e due stanno mostrando che possono fare sfracelli in qualsiasi circostanza. Ma no, guarda, premesso che Russolillo secondo me è un giocatore straordinario, però per come vedo io il calcio, ogni giocatore importante, come nel caso di Orlando, se non ha giocato e non gioca a certi livelli ci sarà un motivo. Io mi chiedevo sempre, cercavo sempre il motivo, perché questo ragazzo non gioca in categorie superiori. E mi sa che alla fine poi del campionato ho capito un pochettino qual è, potrebbe, dico, essere il suo limite, e credo che probabilmente soffre proprio le partite importanti, le pressioni delle partite importanti, perché lui
probabilmente, dico, posso anche sbagliarmi, perché ho notato che sente un po' troppo la responsabilità quando sente che ci sono aspettative verso di lui. Durante il campionato lo abbiamo lasciato sempre sereno, ha giocato e si è allenato sempre in maniera tranquilla. Questi playoff lui probabilmente ha percepito che tutti, la società, i tifosi, i compagni, si aspettano da lui quella giocata che strappa le partite. E molto probabilmente questa cosa, perché lui è un ragazzo molto sensibile, è un ragazzo che non ha una forte personalità. Però poi questo, l'hai detto tu, ci porta dei vantaggi, perché ieri palesemente, il caso di ieri, come anche a Sorrento, ieri palesemente è stata preparata la partita per il raddoppio sul Russolillo. Questo ha fatto sì che diciamo, ha lasciato degli spazi agli altri, perché se guardiamo le nostre occasioni da rete e le andiamo a vedere attentamente, ci sono più persone addosso ad un solillo senza palla che sui portatori di palla, quindi questo ci porta dei vantaggi. Quindi credo, speriamo che anche domenica faranno la stessa cosa, però io sono dell'opinione che Orlando è un giocatore veramente una grossa sorpresa per me, perché non pensavo avesse un potenziale del genere. Deve stare tranquillo, deve essere sereno. Ieri l'ho visto un po' mortificato, perché magari non ha pensato lui di non aver dato il contributo che ha sempre dato, invece non è così, perché quando un giocatore, anche se non incisivo, con la palla al piede, però che dà una mano ai compagni, pressa, fa il movimento senza palla, questo poi nelle partite molto tattiche come quella di ieri può diventare fondamentale anche questo tipo di atteggiamento. Felice, una squadra, il Cervinara, che a mio parere sta facendo venire fuori il collettivo, perché stando ieri in panchina, posso dire, perché da bordo campo ho fatto la telecronaca, diciamo che ho visto un grosso collettivo e soprattutto una squadra che non è che sbraida molto, però seguono attentamente anche dalla panchina l'evoluzione del gioco. E giocatori come Clemente Mariano, che non ha giocato sempre titolare, ieri si è fatto trovare pronto, anche Maiella, che ormai è un veterano, quando è entrato 2 minuti era già pronto e sapeva cosa fare. È forse questo il vero segreto del Cervinara? Sicuramente sì, la nostra forza, la nostra fortuna è quella appunto di essere una squadra a tutti gli effetti, cioè di essere un gruppo vero, unito, e appunto hai citato due esempi emblematici, in quanto sia Maiella che Mariano Clemente sono gli uomini sempre pronti, anche se magari non partono titolari, oppure non riescono a giocare con continuità, quando vengono chiamati in causa rispondono sempre presente. E io, quello che mi piace sottolineare, oltre alla prestazione di Mariano ieri, che è sotto gli occhi di tutti sicuramente, mi piace sottolineare l'importanza che sta avendo Rosario in questo periodo, perché un giocatore della sua esperienza ci sta dando tantissimo, non solo nel campo ma tantissimo fuori dal campo. A me piace sottolinearlo e mi piace anche ringraziarlo a nome di tutta la squadra. Bene, questo fa capire quanto sia importante il gruppo del Cervinara. Il gruppo va dato anche ad inserire, a mio parere, è un giocatore che nei playoff, ma anche prima, è stato protagonista ed è protagonista, vale a dire Stefano Furno, che effettivamente c'è da fare il centrocampista, fa il centrocampista, c'è da fare il difensore, fa il difensore. È un giocatore duttile che mister Ferrari sta sfruttando veramente al massimo della forma. Passiamo e andiamo verso la conclusione, a domenica prossima giornata biancazzurra. Si aspettano quasi più di 1000 persone allo stadio, anche perché tutta la Valle Caudina sarà chiamata a raccolta per traghettare il Cervinara verso Calabria o Sicilia, non si sa ancora e non ne vogliamo nemmeno parlare, ne parleremo la settimana prossima quando saranno raggiunti gli obiettivi. Mister Ferrara, una gara che a mio parere forse è più difficile di quella di domenica scorsa, perché forse la mente potrebbe essere sgombra e potrebbe creare qualche grattacapo. Allora, sicuramente è più difficile, perché queste sono partite che si giocano su due tempi, noi abbiamo giocato un solo tempo, no? Loro hanno la necessità e l'obbligo di rimontare il risultato negativo, quindi il secondo tempo di queste due partite per forza devono dare il massimo, quindi verranno qui a giocare anche sgombri mentalmente, nel senso che non hanno più niente da perdere, hanno perso in casa, quindi vengono a giocarsi il tutto per tutto da noi. Se a ciò mettiamo che è un'ottima squadra, questo deve farci capire che dobbiamo stare attenti.
però come insomma, è successo questa settimana, lo farò anche da domani. Io non andrò a dire ai ragazzi quello che devono fare sotto l'aspetto mentale, perché è un gruppo talmente pronto, talmente forte, che già sanno le insidie che incontreremo domenica. Ed penso siamo arrivati, lo dicevo ieri prima della partita, che siamo arrivati a un livello tale che non c'è bisogno che un allenatore debba dire come si approcciano, come si preparano mentalmente certe partite, perché lo sappiamo tutti l'importanza che ha questa partita. Penso che ognuno di loro, anche il più giovane, sa cosa andiamo incontro. Adesso ancora di più siamo consapevoli dell'importanza dell'avversario, che abbiamo visto di persona, che prima non conoscevamo, e adesso abbiamo visto che sono pericolosi. Però questo ci deve, comunque dobbiamo essere sempre gli stessi, ossia uniti, tanto cuore, serenità, perché questo credo è il segreto di questo Cervinara, soprattutto nei playoff. Abbiamo affrontato sempre le partite con la giusta concentrazione, ma con la serenità di sapere che si andrà a dare tutto e che si dà tutto, dopodiché poi il risultato è la conseguenza dell'impegno profuso. Andiamo a chiudere proprio con Felice. Felice, abbiamo parlato della squadra, abbiamo parlato della società, ne parliamo quasi tutti i giorni, parliamo del pubblico. Secondo me non ci sono aggettivi per descrivere il pubblico di Cervinara. Anche ieri in massa 300 ufficiale, ma erano più di 600-700 i tifosi del Cervinara. Chiudiamo con una domanda: cosa chiedete voi al pubblico in questa gara che potrebbe traghettare il Cervinara alla finale nazionale per l'accesso in Serie D? Beh, cosa chiedere al pubblico? Penso che ormai non si può chiedere più nulla, perché sono lo stimolo per tutti noi. Me in primis, ci fanno trovare l'entusiasmo quotidianamente per poter continuare a giocare a calcio, perché quello che trasmettono loro è proprio calcio vero, perché determinate affluenze di pubblico non si trovano neanche in campionati più importanti. Quindi l'unica cosa che possiamo chiedere al pubblico è di continuare così e di darci una mano come stanno facendo, perché sono la nostra arma in più e ci fanno sentire davvero importanti. Bene, su queste parole salutiamo Capitan Pepe, salutiamo mister Pasquale Ferraro e arrivederci domenica al Canada per una gara che promette tanto e soprattutto promette ai tifosi divertimento.